così, perdonando proprio tutto. Ha senso solo così, amando fino in fondo. Ha senso solo così, anche quando hai tutti contro. Ha senso solo così, e ora io lo difendo. Io non ritorno indietro. Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Cari ragazzi e ragazze, la Via Crucis è fatta di stazioni. Stazione significa sosta, fermata, significa per noi esserci, stare lì, vicino a quella situazione, a quella persona, a quella sofferenza. Fermarci, vivere la Via Crucis significa esserci. Percorriamo e preghiamo insieme la Via Crucis passo dopo passo, con attenzione. Se puoi, scegli un luogo che sia adatto alla preghiera, magari accendi anche una candela. Oppure, anzi meglio, in compagnia dei tuoi genitori, chiedi il dono di cambiare, vincendo i tuoi piccoli grandi peccati quotidiani. Buona preghiera. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» E Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. Gesù, senza il tuo aiuto spesso siamo come Pilato. Ci facciamo prendere dalla paura di fare la cosa giusta e ci voltiamo dall'altra parte quando accade qualche ingiustizia. Ricordaci che quando facciamo male ad un innocente, facciamo del male anche a te. Dacci la forza di dire no se qualcuno ci chiede di fare qualcosa che non dovremmo fare. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, pietà. Per tutte le volte che esprimiamo giudizi cattivi sugli altri, Signore, pietà. Per tutte le volte che non abbiamo il coraggio di difendere chi è timido ed innocente, Signore, pietà. Preghiamo. Aiutaci, Gesù, a non chiudere mai il nostro cuore. Fa che nessun fratello sia condannato da noi. Rendici capaci di amare tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto ed intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» Spesso a scuola, nel tempo libero, anche solo camminando per strada, veniamo presi in giro dagli altri. Quando siamo vittime del bullismo, siamo derisi, a volte malmenati. La nostra unica colpa è solo quella di essere più deboli, per un mondo che ci dice sui giornali, su internet, a volte anche in televisione, che per essere forti bisogna comportarsi così e prevaricare sugli altri.
Tu, Signore, sei rimasto in silenzio di fronte a chi ti trattava così. Preghiamo insieme e diciamo: perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui facciamo di testa nostra e non accettiamo i consigli degli altri. Perdonaci, Signore. Quando inventiamo scuse per non aiutare la mamma o il papà, perdonaci, Signore. Quando prendiamo in giro gli altri e li giudichiamo antipatici, perdonaci, Signore. Preghiamo. Perdona, Signore, il nostro egoismo e aiutaci a portare ogni giorno le nostre piccole croci e quando siamo sul punto di lamentarci, aiutaci a ricordare tuo Figlio Gesù e la sua croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro, a un amore gigante così io resto appesa e non scendo, io non scendo. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Libro delle Lamentazioni. Solo contro di me, egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa, ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Gesù cade, ma si rialza. Capita a tutti di cadere nella vita, a volte per debolezza, a volte per disperazione. Gesù ci insegna che nella vita è sempre possibile cadere, ma è anche possibile sempre rialzarsi. Gesù cade insieme a tutti gli uomini che talvolta incrociano strade sbagliate. Gesù cade insieme a tutti coloro che in un attimo vedono crollare tutte le loro certezze e sicurezze e si trovano senza nulla in mano. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci Gesù. Quando siamo tristi, aiutaci Gesù. Quando non abbiamo voglia di far niente e ci annoiamo, aiutaci Gesù. Quando siamo stanchi e delusi, aiutaci Gesù. Preghiamo. Aiutaci, Signore, ad essere costanti nelle cose buone che iniziamo a fare e a portarle fino alla fine, meglio che possiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro, a un amore gigante così io resto appesa. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ed anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. È sempre difficile essere madri, sia che i nostri figli siano piccoli, sia che i nostri figli siano cresciuti. Le preghiere e le preoccupazioni di un genitore sono sempre per loro. Come Maria, teniamo tutti questi pensieri nel nostro cuore in segreto. Come Maria, spesso una spada ci trafigge l'anima quando vediamo i nostri figli cadere e non riuscire a rialzarsi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Aiuta, Signore, tutte quelle persone che lavorano e si affaticano per l'emergenza di questo tempo. Ascoltaci, Signore. Perché il nostro cuore si apra alle necessità dei nostri fratelli. Ascoltaci, Signore. Preghiamo.
Aiutaci, Gesù, a fare qualcosa di più che stare qui a contemplare quello che mi succede attorno. Aiutami ad aiutare gli altri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. A un amore gigante così io resto appesa. Quinta stazione. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora costrinse un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Un familiare che si ammala, un'azienda che chiude, un'epidemia come quella di questi giorni e ci si trova da un momento all'altro ad affrontare prove che non ci saremmo aspettati e spesso insieme a persone con le quali non avevamo nulla da condividere. Spesso anche noi siamo costretti a prendere sulle spalle croci non nostre e a portarle fino in fondo, in silenzio. Preghiamo. Signore, aiutaci a portare le croci che ci capitano inaspettatamente. Tu che hai trovato conforto nell'aiuto di Simone di Cirene, nella tua vita dolorosa, proteggi tutte quelle persone che ogni giorno aiutano il prossimo senza volere nulla in cambio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. A un amore gigante così io resto appesa e non scendo. Io non scendo. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Signore, la Veronica è una delle tante donne generose che hai incontrato nella tua vita. Premurosa si è preoccupata di te, ha pensato di donarti un momento di sollievo. Questo atteggiamento ci ricorda le tante donne sempre attente ai propri figli, alla famiglia, alla comunità, in ogni cultura e religione del mondo. Per tutte loro vogliamo pregarti, perché anche nelle condizioni più difficili sappiano essere forti e di sollievo, di serenità, di unità e di pace. Preghiamo insieme dicendo, ascoltaci Signore. Insegnaci Gesù a portare intorno a noi pace e gioia. Ascoltaci, oh Signore. Fa che i grandi ci aiutino a scoprire le cose belle che possiamo fare. Ascoltaci, Signore. Preghiamo. Signore, anche noi in famiglia possiamo aiutare mamma e papà e vivere come piace a te. Cambia il nostro modo di agire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. A un amore gigante così io resto appesa. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dalla prima lettera di Pietro. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia.
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Gesù cade e si rialza per la seconda volta. La croce è pesante, ma non lo schiaccia. Gesù ci chiama a non abbatterci, anche se la strada è dura e non troviamo aiuto nemmeno da chi ci è vicino, perché Lui è con noi. Preghiamo insieme dicendo: aiuta Gesù. Tutti quelli che sono delusi dalla vita, aiuta Gesù. Tutti quelli che hanno perso la speranza e la voglia di vivere, aiuta Gesù. Tutti i bambini che vivono nella miseria, aiuta Gesù. Preghiamo. Gesù, aiutaci a non avere paura della sofferenza. Rendici capaci di accoglierla per diventare più buoni, più forti, più pazienti. Allora la nostra vita e quella dei nostri fratelli crescerà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. A un amore gigante così io resto appesa e non scendo. Io non scendo. Ottava stazione. Gesù incontra le donne. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Non serve piangere e commuoversi dinanzi ad una tomba se poi lasciamo morire nell'indifferenza il fratello. Non serve piangere se poi alle nostre lacrime non segue un serio progetto di vita che ci porta ad adoperarci fattivamente per tutti coloro che lungo il cammino della croce non sono proprio sorretti da nessuno. Preghiamo. Grazie Signore per le mani. Le guardo e penso a te. Perdonami quando le mie mani si sono incrociate per non aiutare, per non servire, per non donare, e quando si sono aperte per rovinare le cose belle, per allontanare chi voleva starmi vicino. Ti dono le mie mani, Signore, aiutami ogni giorno ad adoperarle per fare felici, per aiutare e per donare amicizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. A un amore gigante così io resto appesa e non scendo. Io non scendo. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Per la terza volta Gesù cade, ma riesce a rialzarsi. Non si fa schiacciare, ma prosegue il suo cammino fino alla fine. Anche noi nella nostra vita troviamo ostacoli che ci fanno cadere e che ci fanno del male. Siamo quasi tentati di cedere alla disperazione, di gettare la spugna. Gesù si rialza ancora e lo chiede anche a noi di rialzarsi ogni volta che ci sentiamo schiacciati. Preghiamo insieme e diciamo: aiutaci il Signore. Quando pensiamo solo a noi stessi, aiutaci il Signore. Quando non siamo buoni con gli altri, aiutaci Signore.
quanto ti tradiamo per piccole cose. Aiutaci, Signore. Preghiamo. O Dio, queste tre cadute sono una lezione per me. Mi stai ricordando che non mi importa quante volte io possa cadere nella disobbedienza, nelle distrazioni, nella bugia, nell'inganno. Ciò di cui ho bisogno ogni volta è di sapere rialzarmi e tentare di nuovo. E se ci provo, tu mi aiuterai. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giunti ad un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. Gesù viene spogliato, rimane nudo. Lui che è Dio si fa povero fino in fondo, lui che è il Signore viene umiliato davanti ai soldati. Lui si è spogliato di tutto per regalarci tutto di Lui. Preghiamo insieme e diciamo: perdonaci, Signore. Quando trattiamo gli altri come cose, perdonaci, Signore. Quando con le chiacchiere spogliamo gli altri della loro dignità, perdonaci, Signore. Quando siamo forti con i deboli, perdonaci, Signore. Preghiamo. Signore, fa che ci preoccupiamo di più del nostro cuore e della nostra anima, perché le altre cose effimere passano, ma la preghiera e la fede in te rimangono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. Ha un amore gigante così, io resto appesa e non scendo. Io non scendo. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Giunto al posto, detto luogo del cranio, prima crocifissero Gesù e poi due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei malfattori disse: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli rispose: in verità, oggi sarai con me in paradiso. Gesù è sulla croce, inchiodato in mezzo a due malfattori, condannato alla pena riservata ai malfattori. Ma Gesù non scende dalla croce, resta fino alla fine, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Diremmo così, un amore perfetto. Aiutaci, Signore, ad amare il nostro prossimo anche quando questo ci rifiuta o ci fa del male. Preghiamo. Tu che hai perdonato quelli che ti hanno crocifisso, fammi scoprire quanto è bello essere perdonati e quanto è importante che io sappia perdonare per essere tuo amico. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. Ha un amore gigante così, io resto appesa e non scendo. Io non scendo. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo.
Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna ed, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ci prendiamo qualche istante di silenzio nel luogo in cui siamo a pregare. Se possiamo, ci inginocchiamo. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Informato dal centurione, Pilato concesse la salma a Giuseppe. Gesù non scende dalla croce, viene staccato. È il momento del pianto, del dolore, come capita in tante nostre case quando muore una persona a noi cara. Anche noi siamo chiamati a stare vicino a chi soffre in questi momenti, a non lasciarci totalmente andare e quindi lasciare solo chi ha perso una parte importante della propria vita. C'è tanto silenzio e tanta tristezza quando muore qualcuno a cui si vuole bene. Vogliamo ricordare tutti i nostri cari fratelli e sorelle defunti, in modo particolare coloro che sono morti in questo tempo di dura prova. Eterno riposo dona loro il Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Io non ritorno indietro, io no che non ritorno indietro. Ha un amore gigante così io resto appesa e non scendo. Io non scendo. Quattordicesima stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Tutto sembra concluso, Gesù è nel sepolcro e con lui tutte le nostre speranze. Gesù, spezzando i vincoli della morte, risorgerà vincitore dallo stesso sepolcro, perché sappiamo che la morte è un passaggio e anche noi risorgeremo con Gesù a vita nuova. Preghiamo. Gesù, io credo che tu sei rimasto nel sepolcro soltanto fino alla domenica successiva, poi sei risorto dai morti. Ti ringraziamo di essere morto per noi, per me, e per essere tornato in vita. Tu mi dai motivo di essere felice, anche quando le cose non vanno bene, per me e per la mia famiglia. Grazie di tutto quello che fai per me. Io non ritorno indietro, io...
Abbiamo concluso la nostra Via Crucis. Vogliamo affidare le nostre intenzioni personali al Padre, rivolgendoci a Lui con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, sentendoci vicini e tenendoci per mano. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vogliamo pregare anche per tutti coloro che in questo tempo di dura prova, di epidemia, stanno operando nel contesto sociale, civico, ma anche e soprattutto in quello sanitario, per tutti i medici e gli infermieri. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo. Signore, abbiamo camminato con te in questa via dolorosa, verso la risurrezione. Aiutaci ad essere segno importante nelle vie dolorose dei tanti nostri fratelli e sorelle che incontriamo sul nostro cammino, perché come ci hai insegnato, non c'è amore più grande di chi dona la vita per quelli che si amano. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.